Averla fatta a piedi, oggi la Spoleto Norcia la facciamo in bicicletta, sarà un po' meno faticoso. Appena partiti da Spoleto. Prima galleria. Seconda galleria, Cortazione 2. Paesaggio. Galleria della Caprareccia, la più lunga, 1 chilometro. Entriamo, via. La Caprareccia, non si vede niente. E uscimmo a rivedere le stelle. Bye bye Caprareccia, quella più lunga ma non la più bella secondo me. Eccoci passati in Valderina. Galleria Torre. Andiamo. Bellissima anche questa. Grotti 2. Eccola. Eccoci sbucati dall'altra parte della galleria nuova. Venduccia, pizza, caffè. Sosta al barettino di Sant'Anatolia, pezzettino di strada e si riprende la Spoleto Norcia. Allora, quasi tutto in salita, ma con una pendenza massima del 3% perché evidentemente doveva passarci il treno. Zona delle trote, costeggia la strada qui in questo pezzo, però è comunque una strada sterrata che è l'ex ferrovia, molto bella. Gallerietta, fiume che scorre sotto, vicino alla strada, non so se lo vedete, passo stretto. E punto ristoro. Galleria Lastra 1. La galleria bella lunga. Riponzo al 33° chilometro. Le vecchie stazioni abbandonate. Qualcuna è stata rimessa a nuovo rispetto a quando l'avevo fatto a piedi. Quanto sarebbe bello però se sistemassero tutto e ne facessero un percorso risistemato, appunto, da fare a piedi o in bicicletta. Purtroppo poi quando arriveremo a Borgo Cerreto fino a Serravalle dovremo fare la strada perché l'ex ferrovia passava appunto sulla dove hanno costruito la strada. Balza tagliata 2 è inagibile, però è l'unica fino adesso, allora mi ricordavo bene. C'è la galleria di Triponzo, siamo usciti da sotto, bello, però adesso abbiamo quella decina di chilometri che mancano per arrivare a Serravalle, che non ci stanno più, la strada ha preso il posto dell'ex ferrovia. 10 chilometri almeno sulla strada fino a Serravalle, la parte più brutta.
Biselli, fortunatamente finisce la strada asfaltata e prendiamo una strada bella, poi è poco conosciuta. Passiamo dentro una fabbrica dove facevano, adesso non so se lavoravano e confezionavano i funghi, la faccio vedere, mi sembra proprio il cambio nel frattempo. Eccoci all'ultima galleria. Galleria Serravalle, tra Serravalle, il percorso che porta la pazzia di San Paolo. Si mette un quarto d'ora a piedi, 20 minuti da qui. Non so se la vedete. Ultimo tratto, guardate che bello questo ponte. Speriamo che non caschi. Siamo nei pressi di Serravalle, ai Casali. Non so se si vede. L'ultima salita prima di arrivare a Norcia, dove sulla destra ci sta l'ex stazione ferroviaria, il termine del trenino. Arriveremo alle Marcite. Ecco che si intravede Norcia, anzi un po' più che si intravede. Campanile. Eccoci arrivati alle Marcite. Là in fondo vedete i ruderi della vecchia stazione. E così che vi dico, vale la pena farla, anche se purtroppo ci sono quei 10 km di strada asfaltata, forse andrebbe curata un po' più, però vale proprio la pena. L'ex tratta del trenino che andava da Spoleto a Norcia insegna 52 km, a piedi erano 53,7, ma durante i passaggi nelle gallerie chiaramente non prende il GPS, quindi forse è più giusto quello col contapassi. Comunque esperienza bellissima, veniteci, e da qui parte il cammino di San Benedetto. Da qui in fondo a destra si prende per il cammino di San Benedetto, che tocca Norcia, Monte Cassino e Subiaco. Che dite, ci andiamo? Fatemelo sapere nei commenti, e se mi dite di andarci, il prossimo viaggio sarà lì, a piedi o in bicicletta. Quindi scrivetemi nei commenti